Nei nuovi episodi della quinta parte, tra i flashback riguardanti il passato di Tokyo, ci viene mostrata la morte del suo ex fidanzato. Ma vi siete accorti che all'interno di questa scena c'è un errore piuttosto grave? Tra poco scoprirete di cosa si tratta. Infatti, dopo la sigla vi racconto 10 cose che probabilmente non avete notato guardando La Casa di Carta 5, volume 1. Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Immagino che la maggior parte di voi già lo sappia, ma vi ricordo che questa è la seconda parte di un video uscito una settimana fa, contenente altre 10 interessanti curiosità relative al primo volume della quinta parte. Se ve lo foste perso potete facilmente recuperarlo sul canale. Io vi invito a lasciare un bel like qui sotto che mi dà un grandissimo supporto e partiamo subito! La prima curiosità è abbastanza particolare e probabilmente l'avranno notata solo i più esperti in materia di videogiochi. Quasi in ogni puntata di questa quinta parte possiamo vedere Tamayo alle prese con Suarez, l'ispettore al comando delle forze speciali spagnole. Quest'ultimo è solito comunicare con i suoi uomini attraverso un auricolare, ma non si tratta di un auricolare qualunque, infatti si tratta di un particolare modello ben noto ai videogiocatori. Pensate che questo auricolare Bluetooth veniva utilizzato ai tempi della PlayStation 3 per comunicare con altri giocatori durante le partite online ed era piuttosto diffuso soprattutto per il suo prezzo davvero basso. E pur non potendolo dire con certezza, dubito che le forze speciali spagnole usino davvero questo tipo di prodotto, in particolare per la sua scarsa qualità. A questo proposito, è logico pensare che questo auricolare sia stato scelto esclusivamente come oggetto di scena, dato il suo design piuttosto accattivante. La seconda curiosità me l'avete fatta notare nei commenti sotto al precedente video e riguarda la scena finale del primo volume. Può essere considerata una piccola leggerezza del regista, necessaria però per rendere più epico quel momento. Come ci viene mostrato, Tokyo, dopo essere stata colpita più volte dai cecchini dell'esercito, fatica moltissimo a muovere il braccio destro. Addirittura ad un certo punto la vediamo utilizzare il braccio sinistro per spostare l'altro, che appare ormai completamente paralizzato. Fatta questa premessa, l'ultimissima scena in cui Tokyo si fa esplodere togliendo gli anelli alle granate, pur essendo davvero entusiasmante ed emozionante per i fan, diviene praticamente impossibile. Come possiamo notare, infatti, Tokyo tiene gli anelli nella mano destra, che è anche piuttosto lontana dal busto. In quelle condizioni sarebbe stato impossibile muovere il braccio, innescare le granate e rimetterlo in quella precisa posizione. Arriviamo ora ad un dettaglio veramente impercettibile che quasi certamente nessuno di voi avrà individuato. Durante la terza puntata, poco prima di accettare l'aiuto del professore, Alicia cerca in ogni modo di partorire senza l'ausilio di nessuno e nel tentativo di farlo si avvicina ad un tavolo da cui raccoglie un righello ed altri attrezzi. Durante quel momento e solo per un preciso istante, ci viene mostrato un quaderno su cui il professore ha annotato alcuni dati. Fermando l'immagine e contestualizzandola con la rapina alla banca, si può capire che su questo registro il professore stia annotando progressivamente la quantità d'oro fusa e di conseguenza la quantità d'oro rimanente per raggiungere la fusione totale. Questo dettaglio lo ritengo davvero interessante perché ci fa capire ancora di più quanto il dover fondere esattamente tutto l'oro sia fondamentale per la buona riuscita del piano. Parliamo ora di un errore piuttosto grave che è stato commesso soprattutto dal regista e dagli scenografi. Errore davvero evidente e che personalmente non riesco a spiegarmi. Una delle scene più intense di queste puntate, soprattutto per i fan di Tokyo, è quella in cui, all'inizio del quinto episodio, ci viene mostrato il momento della morte del suo ex fidanzato René. Per chi non se lo ricordasse, già nella primissima puntata della prima stagione ci viene mostrato il cadavere di questo personaggio. Ma le incongruenze rispetto alle due scene sono palesi. Nella quinta parte ci viene mostrato il cadavere di René disteso sull'asfalto con la pancia rivolta verso il cielo e in mezzo alla strada, lontano da qualsiasi tipo di ostacolo. Nella prima puntata invece è tutto completamente diverso. Si trova sopra ad una grata e soprattutto è molto vicino ad un cancello, ad un muro e ad altri ostacoli. Considerando i milioni spesi per l'allestimento dei vari set utilizzati dalla serie, sarebbe stato molto semplice ricreare un ambiente perlomeno simile a quello che abbiamo visto nella prima stagione. Per questo motivo devo ammettere che sono abbastanza stupito da questo banalissimo errore. E mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti. Anche questa curiosità può essere considerata un errore, ma in questo caso parliamo di un errore nel doppiaggio in italiano. In italiano, infatti, sul finale del primo episodio, Lisbona chiede al professore che cosa accadrebbe se qualcuno scoprisse la cisterna di raccolta fognaria, e lui risponde che in quel caso sarebbe la fine. La traduzione però non è del tutto corretta, in quanto in lingua originale si parla di estanque de tormentas, ovvero di cisterna di raccolta piovana. Per alcuni potrebbe sembrare che non ci siano differenze, mentre invece non è affatto così, e questo lo si può comprendere da una scena che coinvolge il professore e Alicia. Poco dopo averlo scoperto, Alicia chiede al professore in che modo verrà portato fuori l'oro, e lui risponde che verrà fatto attraverso il sistema fognario. Alicia a quel punto, non credendogli, gli chiede se la stia prendendo in giro o meno. Allora,
se lo tirerai fuori dalla rete fognaria? Che ci fai qui? Questa frase è emblematica. Se cisterna di raccolta fognaria e cisterna di raccolta piovana fossero sinonimi, allora Alicia non si sarebbe mai fatta questa domanda, perché si troverebbe proprio in un luogo in cui logicamente passa il sistema fognario. Il fatto invece che lei abbia reagito così dimostra che la cisterna di raccolta piovana non c'entra nulla col sistema fognario, come invece viene detto per errore nel doppiaggio in italiano. La prossima curiosità può essere definita un piccolo buco di trama. Durante la prima puntata, attraverso un ingegnoso piano del professore e al travestimento da contadino di Benjamin, Marsilio atterra con l'elicottero militare nella fattoria e riesce a non essere individuato dalla polizia. Il problema è che sul terreno in cui atterra ci sono solo un piccolo capanno in legno ed una jeep. L'unico posto in cui Marsilio si è potuto nascondere è sul retro della jeep, ma è impossibile e privo di logica che la polizia abbia deciso, come invece ci viene mostrato, di ispezionare esclusivamente il capanno e l'elicottero, non dando il minimo peso alla jeep parcheggiata lì a fianco, in cui avrebbero trovato senza alcun dubbio Marsilio nascosto. Durante la scena del parto di Alicia possiamo trovare una piccola leggerezza commessa dagli sceneggiatori. Molto semplicemente, dopo la nascita della bambina, nessuno effettua il taglio del cordone ombelicale. Informandomi ho scoperto che questa pratica dovrebbe essere effettuata entro 30 secondi dal parto, al massimo dopo un minuto o potrebbero esserci delle complicanze. Inoltre, il cordone è lungo circa 50 cm, quindi sarebbe complicato prendere in braccio il bambino, come fa Alicia, senza prima tagliarlo. Oltre a tutto ciò, il professore parla di acqua pulita, di lenzuola, ma non parla mai né di forbici né della necessità di effettuare questa procedura. Anzi, immediatamente dopo il parto si allontana per guardare sui monitor le immagini dell'esplosione avvenuta sul tetto della banca. Le ultime tre curiosità di cui voglio parlarvi nel video di oggi arrivano dal documentario intitolato Da Tokyo a Berlino. Sono infatti sicuro che in molti non l'abbiate ancora visto e ci sono alcuni dettagli davvero molto interessanti sul primo volume della quinta parte che sicuramente vi stupiranno. Prima di raccontarveli però datemi 60 secondi per parlarvi dello sponsor di questo video, ovvero Filmora 10. Un programma che vanta tantissimi effetti e permette in modo semplice di realizzare dei video pazzeschi. Vi mostro brevemente qualche funzione tra quelle disponibili. A partire dal nuovissimo AI Portrait, l'intelligenza artificiale riconoscerà il soggetto all'interno del video e potrete inserire ad esempio un effetto glitch, oppure oscurare lo sfondo. Un'altra funzione utilissima è il motion tracking, che molto intuitivamente vi permette di seguire oggetti in movimento. Inoltre ci sono moltissime transizioni professionali e incredibili animazioni con il testo da inserire nei vostri video. Nel programma trovate anche circa 300 effetti, tra cui quelli che state vedendo ora. Ho provato moltissimi programmi di montaggio, ma trovato Filmora quello più completo e semplice da utilizzare. E una cosa molto interessante è che potete tutti provarlo gratuitamente, accedendo a tutte le sue funzioni. L'unica differenza con il piano a pagamento è una piccola filigrana del logo Filmora nel video esportato, che potete togliere acquistando un piano a vostra scelta. E sui piani annuale e perpetuo, con questa collaborazione, sono felice di garantirvi il 10% di sconto con il codice MITCHUCK. Una prima curiosità interessante che troviamo nel documentario è relativa al personaggio di Bogotà e precisamente al passato dell'attore che lo interpreta. L'attore infatti non ha sempre svolto questo mestiere. Da quando era ragazzo fino al 2004 è stato un pugile professionista, arrivando addirittura per ben due volte alla vittoria del titolo spagnolo dei pesi massimi. L'attore racconta che questo suo passato sportivo lo ha aiutato molto nella sua carriera cinematografica, anche ovviamente nell'interpretazione del ruolo di Bogotà. Nella scena dello scontro con Gandia, ad esempio, possiamo facilmente notare la naturalezza che l'attore possiede nei movimenti di combattimento. Il regista stesso ha dichiarato che i suoi consigli durante tutto il periodo delle riprese e per ogni scena di combattimento sono stati sempre molto utili anche al resto del cast. La prossima curiosità è relativa al personaggio di Gandia, ed in particolare proprio allo scontro con Bogotà. Durante la scena in cui Bogotà libera Gandia dalle corde che gli legano le mani, per riuscire nell'intento è stato utilizzato un coltello vero e non un oggetto di scena. Data la sequenza piuttosto movimentata, involontariamente Bogotà ha provocato un taglio a Gandia, che ha cominciato a sanguinare vistosamente portando all'interruzione delle riprese. L'attore, fortemente immerso nel personaggio, non si è neanche accorto del fatto fino allo stop dato dal regista. Il taglio però era tutt'altro che invisibile e sono stati necessari 3 punti di sutura per chiuderlo e tornare a girare. L'ultimo punto della nostra lista è relativo alla realizzazione di tutte le opere d'arte presenti nel Museo della Banca di Spagna, poi completamente distrutte durante le varie esplosioni. Dato che questi oggetti si vedono per pochissimo tempo e che fin da subito gli scenografi sapevano che sarebbero andati distrutti, sarebbe logico pensare che ognuno di questi elementi sia stato realizzato in maniera superficiale e con materiali di bassa qualità. Tuttavia la verità non potrebbe essere più lontana. Ogni singolo pezzo è stato realizzato
realizzato a mano. Neanche una statuina è stata creata con stampanti 3D, ma è stata modellata manualmente con la creta. Tutti i quadri che appaiono non sono stati stampati, bensì dipinti a mano uno per uno. Ovviamente, lavorando in questo modo, l'elemento più complesso da realizzare è stato il soffitto, per cui ci sono voluti alcuni mesi. Bene ragazzi, il video di oggi è giunto al termine, io spero che l'abbiate apprezzato e nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto. Presto usciranno nuovi video sulla casa di carta e in particolare alcune teorie sul prossimo volume. Quindi mi raccomando restate sintonizzati e se ancora non l'aveste fatto iscrivetevi e attivate la campanellina. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys al prossimo video!